Esercito News torna anche questa settimana con tutte le informazioni di forza armata. Apriamo con l'esercitazione Mangusta 2018. Fino al 7 dicembre oltre 1000 paracadutisti saranno infatti impiegati in Toscana, nelle province di Siena e di Grosseto, in un importante addestramento interforze e multinazionale. Insieme alla Brigata Folgore presenti anche i nuclei cinofili, gli assetti dell'aviazione dell'esercito e dell'aeronautica militare, i carabinieri del reggimento Tuscania, gli specialisti delle trasmissioni e della guerra elettronica, gli assetti logistici e le unità dei paracadutisti statunitensi. Obiettivo: testare le capacità operative per il successivo impiego nelle operazioni a seguito di avvio lancio in ambiente operativo non permissivo per la conquista e la tenuta di posizioni strategiche. E voglio farvi vedere adesso delle immagini video di una esercitazione cui hanno preso parte 25 reparti dell'esercito a guida Brigata Aosta. Si è svolta infatti nel poligono di Monte Romano, la seconda sessione di integrazione operativa detta SIO. Scopo dell'esercitazione è stato quello di implementare le capacità di operare in modo interamente digitalizzato e interforze, utilizzando sistemi di comando e controllo, mezzi tattici ed equipaggiamenti individuali. Sono stati impiegati assetti e sistemi che consentono di inviare in tempo reale i dati per l'apertura del fuoco da parte delle unità di artiglieria e che, insieme ad una cornice più ampia di sistemi di simulazione, contribuirà a ridurre l'impatto ambientale delle esercitazioni. Una collaborazione targata Esercito e Leonardo. E continuiamo a parlare dell'operazione Strade Sicure, perché in coordinamento con il prefetto di Monza e Brianza l'esercito ha incrementato la propria presenza in Lombardia. Più soldati impiegati in pattuglie mobili, dunque per la gente e con la gente. Un fattore questo positivo, arricchito anche dal fatto che i militari dell'esercito concorrono con le forze dell'ordine per garantire sicurezza e presidio. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, buon fine settimana a voi tutti!